la TV dei viaggi.it, la trasmissione di viaggi e turismo in onda su questa emittente. Nei nostri viaggi cerchiamo di raccontare storie, far vivere esperienze e comunicare emozioni. We bring the sunshine. Questa trasmissione è offerta da Rada Hotel, Luxury and Experience. E Hot Sun Tour Operator, la tua vacanza su misura. Hotel Eden Village, Capo Vaticano. Futura Vacanze, tu al centro della vacanza. Fruit Viaggi, esperienza italiana. Q.9. ETS, Executive Travel Service. Atelier Vacanze Tour Operator. Bentornati cari amici viaggiatori, il nostro itinerario continua. Siamo in Sicilia e forse niente meglio della grande tradizione del cibo da strada interpreta lo spirito della Sicilia e del suo antico legame con l'Oriente. Benvenuti a Palermo! Il mercato di Ballarò, Souk al-Ballarat, di origine saracena, e quello della Vucciria sono sicuramente i più famosi di Palermo. Il mercato della Vucciria, già dai tempi del dominio francese, era molto conosciuto, in quanto si vendeva prettamente carne e il nome si dice che provenga proprio dal francese. Oggi in dialetto siciliano significa vociare. Qui tutti i commercianti, con le loro grida in siciliano, le abbagnate richiamano i passanti. Che bella la Sicilia c'è mia! A che bella cae! Si mangia, si vive e non si fa! Ci perdiamo tra i vicoli del centro storico, dove ci imbattiamo in un teatro di pupi che fa parte integrante della cultura siciliana. Nelle rappresentazioni si narra delle battaglie fatte contro i crociati e di storie di amore tra dame e cavalieri. Non si può lasciare Palermo senza visitare Mondello con il suo meraviglioso mare e poi salire sul Monte Pellegrino. Qui sono ben visibili sia Palermo che Mondello. Altra tappa d'obbligo è Monreale. La visita al suo mastodontico duomo è un balzo indietro di oltre 1000 anni. Al suo interno, infatti, ci sono i mosaici meglio conservati dell'età bizantina, che coprono tutte le pareti della chiesa fino a raggiungere un'estensione di quasi 6.500 metri quadrati. Anche qui il Cristo Pantocratore è al centro della scena. Ci spostiamo verso Trapani e giungiamo a Segesta, la città del mito e della storia. Quest'angolo di Sicilia è capace di suscitare forti emozioni. Qui la natura si fa palcoscenico, tanti i vigneti che ingentiliscono le colline e le pendici del Monte Barbaro. Ciò che resta della città antica è il suo tempio e il teatro. Il tempio di fattezza dorica è uno dei meglio conservati del tempo. Fu costruito dagli Elimi, i profughi provenienti da Troia che fondarono la città.
Il teatro, incastonato su una collina in posizione panoramica, ancora oggi, grazie alla sua perfetta acustica, ospita spettacoli nelle calde serate estive. Segesta è nota per essere città bellicosa insieme a Selinunte, sua acerrima nemica. Lasciata Segesta alle spalle, ci dirigiamo verso il mare e giungiamo ad Erice. Rada Hotel, Luxury and Experience, la prima catena alberghiera di lusso galleggiante. Rada Hotel, noleggio e locazioni yacht di lusso. Yacht Sun Tour Operator, la tua vacanza su misura. Prenota la tua vacanza in tranquillità con Yacht Sun, nelle migliori agenzie di viaggio. Hotel Eden Village. Prenota subito la tua vacanza in Calabria a Capo Vaticano. Hotel Eden Village. Ti aspettiamo sulla Costa degli Dei, direttamente su Mare Verde Smeraldo. Futura Vacanze. Futura Vacanze. Tu al centro della vacanza. Futuravacanze.it. Nelle migliori agenzie di viaggio. Fruit Village, esperienza italiana. Tu che fai quest'estate? Io vado in un Fruit Village. Q.9, da 20 anni gli specialisti degli abiti per animazione nei villaggi turistici, tour operator e per discipline sportive. Q.9, progettazione e produzione interna tutta made in Italy. Atelier Vacanze Tour Operator. Per le tue vacanze senza pensieri, Atelier Vacanze. Garanzia, affidabilità e prezzo. Segui l'aquilone, segui l'aquilone. Atelier Vacanze. La vacanza su misura per te. ETS, Executive Travel Service. Da 40 anni al fianco di albergatori e tour operator. Siamo ETS. Diamo valore all'Italia più autentica. Hai una struttura ricettiva? Un hotel, un villaggio o un resort? Ti occupi di promozione turistica nel tuo territorio? Sai cos'è il video marketing turistico? Noi possiamo aiutarti. Realizziamo i tuoi video e le tue foto professionali per il turismo. Contattaci 347 57 88 949. info@latvdeiviaggi.it. Famosa per la coltivazione della vite, oggi è il secondo distretto vitivinicolo d'Europa dopo Bordeaux. Ci apprestiamo a visitare una cantina della zona dove assaggiamo un vino meraviglioso. Da lontano scorgiamo Erice Alta, che si erge a circa 750 metri sul mare. Entriamo dalla porta Trapani, dove subito abbiamo Piazza Matrice. Qui sorge la chiesa madre che risale al 1300 ed è dedicata all'Assunta. La cosa meravigliosa di questa cittadina è quella di aver mantenuto intatto il centro storico medievale, con le sue stradine di ciottolato e le sue botteghe artigianali. Tappa d'obbligo è la pasticceria, dove assistiamo alla lavorazione della pasta di mandorle, uno dei dolci tipici siciliani. Ci perdiamo tra i vicoletti della città e giungiamo fino al castello.
dal suo affaccio scorgiamo le famosissime saline di Trapani. Scendiamo dalla città alta di Erice e dopo pranzo nel nostro fantastico hotel facciamo il bagno. Erice ha delle spiagge meravigliose e il suo mare lo si può definire leggendario. È lo stesso che vide navigare Enea e Ulisse. Nel pomeriggio visitiamo le saline di Trapani. Il sale fin dall'antichità è sempre stato considerato l'oro bianco. Basti pensare che i romani, in aggiunta alla paga dei loro lavoratori, davano anche del sale. Da qui il termine salario, che ancora oggi utilizziamo. Questa zona è una riserva naturale, nella quale trovano rifugio da decenni tantissime specie di uccelli migratori. Oltre 230 sono le specie che ne fanno parte e che hanno deciso di nidificare in questo luogo meraviglioso. Fu istituita come riserva nel 95 e affidata in gestione al WWF. Guardandola dall'alto, i colori sono incredibili. I colori diversi indicano lo stadio della lavorazione del sale e i mulini servivano proprio per far entrare l'acqua di mare nelle vasche. Successivamente l'acqua, ricca di sale, passa in altre vasche sempre meno profonde, di un colore con varie sfumature di rosa. Il colore è dovuto a un'alga. Ovviamente a mangiare quest'alga ci sono dei gamberetti che diventano poi il nutrimento dei numerosi fenicotteri presenti nelle saline. Quindi il colore del piumaggio dei fenicotteri è dovuto proprio al gamberetto di cui si nutrono. Il sale, una volta raccolto, viene messo sui lati delle saline e poi ricoperto con delle tegole per ripararlo dalle intemperie. Torniamo in hotel e assistiamo ad un tramonto fantastico. Venite in Sicilia a visitare Mozia, che è interessante, la Sicilia è troppo bella. Sono solo all'inizio. Percorreremo ancora molti chilometri in quest'isola baciata dal sole al centro del Mare Nostrum. E vi lasciamo con questo detto di Guy de Maupassant. Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà come per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un sogno. Questa trasmissione è offerta da Rada Hotel, Luxury and Experience e Hot Sun Tour Operator, la tua vacanza su misura. Hotel Eden Village, Capo Vaticano. Futura Vacanze, tu al centro della vacanza. Fruit Viaggi, esperienza italiana. Q.9 ETS, Executive Travel Service.
Atelier Vacanze Tour Operator. Blow back those clouds, and you and I will bring the sunshine.